Abbiamo qui Roberto Di Noia, allenatore giovanissimi regionali fascia B. Buonasera. Buonasera a tutti. Un gruppo che adesso non si ha appena finito di allenarsi, siamo noi che siamo un pochettino ritardatari, allora visto che non possiamo vederli, ce ne parli lei. È un gruppo dove ci sono, come tutti i gruppi, degli elementi più dotati, alcuni meno dotati, ma lo spirito è quello di far crescere tutti allo stesso modo, alla stessa maniera, anche perché poi il tempo sarà giudice di quei ragazzi che hanno la possibilità e la tecnica, il fisico per poter andare avanti. L'importante è che tutti si divertano, che tutti facciano parte e si sentano parte di un gruppo che è quello della Lupa Roma e che tutti lavorano appunto per divertirsi, perché è una fascia di età di 13 anni, una fascia di età abbastanza piccola, insomma. Tanti ragazzi con i loro caratteri tutti differenti, immagino. Cosa serve per riuscire a tenerli insieme e a creare armonia da parte sua, che è comunque l'allenatore? Ma intanto bisogna essere, in primis, più che un allenatore bisogna essere un educatore, per cui il rispetto intanto delle regole, parlare con loro, perché magari dietro un ragazzo, dietro un suo atteggiamento può nascondersi, spero di no, credo che non sia il caso del mio gruppo, ma è ancora presto per conoscerli, magari c'è una storia un po' travagliata, una situazione familiare un po' disagiata. Col tempo spero di conoscerli abbastanza, più che altro per fare in modo che, magari sperando sempre di no, quei ragazzi che abbiano dei disagi vengano qui per trovare il loro spazio, loro, per dedicarci al gioco e al divertimento. Anche perché in situazioni difficili imparare magari quello che non si riesce a fare a casa, cioè imparare i valori, si può fare attraverso lo sport. Assolutamente sì, lo sport deve essere un insegnamento di valori. Lo sport, come tutti gli sport, non solo il calcio, è la vita, è quello che ci troveremo poi ad affrontare quando si è grandi. La collaborazione, essere estroversi, porsi in modo attivo, rispettare le regole, che è comunque fondamentale in qualsiasi cosa e nello sport in particolare. La ringrazio. A lei, a tutti e di nuovo buonasera a tutti.